Spettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. All'inizio di questa nuova edizione del programma vi avevo anticipato che quest'anno avremmo dato molto più spazio ai temi sociali, alle testimonianze, ai protagonisti della vita quotidiana, senza trascurare qualche inevitabile incursione nel campo minato della politica, ma senza esagerare. E così in questo studio sono stati via via ospiti genitori che hanno conosciuto la tragedia della perdita di un figlio, famiglie con problemi legati a disabilità di un loro caro, volontari ed esperti che ci hanno parlato dei problemi legati alla dipendenza da gioco, del disagio psichico, della solitudine degli anziani. Abbiamo anche parlato delle vecchie e nuove povertà accresciute dall'attuale crisi economica. Abbiamo parlato dei problemi, tanti, nella nostra zona del pianeta del lavoro, ma abbiamo anche parlato di iniziative positive, abbiamo parlato di iniziative nel mondo dei giovani, delle parrocchie, del volontariato. E oggi chiudiamo questa stagione del Sasso nello Stagno puntando le nostre telecamere su un paese africano, l'Etiopia, apparentemente così lontano, ma in realtà, come vedremo, così vicino. Il titolo era proprio questo: Etiopia, così lontana, così vicina. Così vicina al VCO, vedremo e lo scopriremo proprio durante questa puntata e grazie agli ospiti che passo subito a presentarvi. Giovanna Minoggio, che è la coordinatrice della sede di Verbania del Centro Aiuti per l'Etiopia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E poi un volto invece già molto noto a voi tutti i telespettatori, che è il collega Vincenzo Amato, giornalista, nostro collaboratore da tanti anni, collaboratore di VCO Azzurra TV, e che diciamo è appena rientrato proprio dall'Etiopia e quindi sarà nella prima parte della trasmissione lui che ci guiderà alla scoperta di questo mondo, direi per alcuni aspetti quasi un miracolo all'italiana. Nel presentarvi la puntata di oggi, ho usato volutamente due parole: vedremo e ascolteremo dai nostri ospiti, perché alle parole dei nostri ospiti aggiungiamo questa volta il fascino delle immagini. Il collega Vincenzo Amato, infatti, come vi ho anticipato, è appena rientrato da poco più di una settimana proprio da questo viaggio che ho compiuto in Etiopia, dove si è recato a visitare la miriade di opere, perché sono più di una, realizzate dal Centro Aiuti per l'Etiopia. E prima di vedere le immagini, soltanto per ricordare a tutti dov'è l'Etiopia, possiamo immaginare che qualcuno non lo sappia, è uno stato dell'Africa orientale che confina con l'Eritrea, la Somalia, la Repubblica di Gibuti, il Kenya e il Sud Sudan. Ha circa 90 milioni di abitanti e la speranza di vita è di circa 49 anni ed è una delle più basse nel mondo. L'Etiopia, pur conoscendo in questo periodo un momento di forte espansione economica, è comunque rimane ancora uno dei paesi più poveri al mondo. Pensate che più dell'80% della popolazione vive con meno di $2 al giorno. La maggioranza della popolazione vive in agricoltura e naturalmente ci sono grandi carenze sul piano dell'assistenza sanitaria, dell'acqua potabile e in particolare c'è un grosso problema che è quello dell'infanzia. Mi pare di aver letto nelle statistiche dell'ONU che spesso bambini e bambine che non vengono vaccinati perché non hanno la possibilità, che non vengono curati perché non hanno la possibilità, faticano ad arrivare al quinto anno di vita. Insomma, non siamo in un paradiso terrestre. Eppure, anche in una zona così arida, che non è un paradiso terrestre, è nato qualcosa, è nato un albero dalle radici profonde, perché è l'albero della generosità, l'albero della solidarietà, l'albero sostanzialmente dell'amore, che è stato piantato, ecco perché l'Etiopia è così lontana ma è così vicina, da uno di noi, da Roberto Rabattoni, fondatore e presidente del Centro Aiuti per l'Etiopia, che ha scatenato uno tsunami di generosità e ha coinvolto tante di quelle persone che hanno reso appunto possibile questo miracolo, direi all'italiana, a questo punto posso dire un miracolo alla VCO, visto che sì, nasce da qui e con questa zona noi abbiamo tanti legami. Ce lo racconterà nella prima parte, questo miracolo, ce lo racconterà Vincenzo Amato. Ecco, Vincenzo Amato, comincerei con un'immagine molto dolce e molto bella, dove ti si vede in compagnia di un ragazzo. Eccolo qua. Raccontaci tu chi è e cos'è questo incontro. Beh, mi emoziono ancora a rivedere adesso queste immagini, perché alcuni anni fa, molte ne fa, non mi ricordo più quando, avevamo adottato un bambino, la mia famiglia, avevamo deciso di adottare attraverso il centro di bambini un ragazzo da bebè.
E nell'altra occasione, quando sono andato in Etiopia, lo avevo cercato, non l'avevo mai incontrato. Non che io dubitassi assolutamente, conoscendo Roberto, conoscendo il centro, che il mio piccolo contributo, che poi è una sciocchezza, sono 15 euro al mese, meno di 200 euro all'anno, andassero a buon fine. Però sto ragazzo non l'avevo mai visto, era una cosa un po' evanescente. Quando sono venuto adesso settimana scorsa, queste immagini sono più recenti, è proprio di un po' di giorni fa, e Thomas, che è uno dei collaboratori principali di Roberto Rabattoni, Thomas Lombardo, perché lui è il papà, che in realtà è italiano, anche se è etiope, mi aveva promesso, ha detto: guarda, piuttosto vado in giro villaggio per villaggio, capanna per capanna con la moto, ma stavolta il tuo ragazzino, di cui avevo solamente un numero e una fotografia, te lo trovo. Sono ritornato ad Areca, in questo piccolo paradiso che è un esempio unico, credo, in Etiopia, rarissimo in Africa, dove sono accolti i bambini disabili, e ho trovato il mio ragazzino. Mi sono veramente emozionato, ho avuto un colpo quando l'ho visto. Quanti anni ha? Adesso ho 15 anni. Cosa fa? Studia? Studia, e tra l'altro Thomas, che si è informato molto bene, era venuto lì accompagnato dallo zio, mi ha detto che lo scorso anno su 60 ragazzi lui è stato il secondo, e quest'anno è stato il migliore su 40, su 4 classi. Ti dà una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione, no, sono contento veramente. Non puoi andare alle udienze, no, perché sono un po' lontane, però la soddisfazione no, no, però una soddisfazione. Adesso spero di riuscire a restare in contatto. Tra l'altro lui ha un problema di disabilità, un ginocchio, perché prima tu parlavi dei problemi dei bambini, sì. Mi dicevano che lui è caduto da bambino, perché le donne portano i bambini legati sulla schiena, lui è caduto e ha avuto questa malformazione al ginocchio. Però si spera, perché in questo momento c'è un medico americano, un traumatologo, credo che sia, probabilmente si potrà operare e potrà camminare. Lui è stato contento di incontrarti? Sì, era felicissimo, guarda, è un ragazzo che ha una dignità straordinaria, come tutto il popolo etiope. E qui abbiamo tribolato un po' perché stavamo cercando un paio di scarpe taglia 44, un piede da delle pinne, non ha dei piedi. Era veramente felice, e lui è rimasto 2 ore in piedi con le stampelle ad aspettarmi. Mi dicevano perché non voleva, siccome fa fatica ad alzarsi e a sedersi, non voleva farsi trovare seduto quando arrivavo io. Per cui è rimasto 2 ore ad aspettarmi fin quando siamo arrivati noi con il nostro pullman. E fin tanto che siamo rimasti lì, abbiamo mangiato insieme, abbiamo fatto un po' di feste insieme, gli amici di Brescia, degli scout, un gruppo di amici di Cuneo, hanno ribaltato completamente le loro valigie a cercare qualcuno che avesse una scarpa che le andassero bene, insomma. L'avete poi trovata? E poi l'abbiamo trovata, e lui è sempre rimasto un po' sulle sue, non si è mai sorriso, vedi, molto ragazzo sereno, intelligente, molto un bel ragazzo. Quando poi però ci siamo salutati, l'ho accompagnato fuori dal centro di accoglienza Giovanni Paolo II, e l'ho abbracciato, allora si è messo a piangere, insomma, era veramente felice. Ecco, abbiamo fatto un nome, no? Roberto Rabattoni. Adesso nel prossimo servizio penso che lo vediamo anche. Il prossimo servizio è intitolato Inaugurazione della Chiesa. Ecco, Amato, prima di lanciarlo un breve commento. Di cosa parliamo in questo servizio? Ecco, in questo servizio noi parliamo di un progetto che credo sia unico non solamente in Etiopia, ma rarissimo credo in tutta quanta l'Africa. Già hanno problemi, perché l'abbiamo visto, l'hai anche accennato tu, direttore, di quanto sia drammatica la condizione dell'infanzia in quei paesi, e in Etiopia nello specifico. Ma ancora peggio stanno i bambini disabili, bambini cui manca una gamba, bambini cerebrolesi, bambini, quelli che noi definiamo diversamente abili. Devo dire che con grande e profetica intuizione Roberto Rabattoni ha voluto realizzare un centro apposta per gli ultimi. Benissimo. Ecco, questo è il... Vediamo allora questo servizio. Pian piano, non si sapeva, pian piano abbiamo costruito tutti i centri, tutte le case per i bambini handicappati, ammalati di HIV, ritardati mentali. Qua abbiamo circa 170 bambini, ma non si pensava una cosa così grande, e via via. Poi l'abbiamo chiamato Centro di Accoglienza Giovanni Paolo II. È stato inaugurato nel 2010, quando Giovanni Paolo II è stato beatificato. Vuol dire il primo centro al mondo dedicato a Giovanni Paolo II. Poi avevamo il centro con tutti i bambini. Io ricordo che c'era qua il capogruppo scout di Brescia e Don Cesare, e ho detto: abbiamo un bel centro, però sta zoppicando. Cosa vuol dire zoppicando? Ci manca la chiesa.
Questo centro risponde ai bisogni della gente, dei bambini in modo particolare, ma anche a quella degli adulti, ecco, non solamente ai bisogni materiali, ai bisogni fisici che pure sono importanti, ma anche al bisogno spirituale. Al bisogno spirituale, perché l'uomo ha bisogno di senso e di significato, e questi ragazzi che vengono accolti qui hanno certo bisogno di assistenza materiale, ma anche di quella spirituale, in quanto devo trovare anche per loro il senso e anche una speranza per il futuro, che ecco, la fede può sicuramente dare. Ecco perché abbiamo pensato di contribuire anche alla costruzione di questa chiesa, che diventa un po' il cuore di questo villaggio dedicato a San Giovanni Paolo II. Raccontaci un po', Gian Andrea, che cosa è successo, come siete arrivati a costruirla? E noi, come scout del Brescia 11, gruppo scout della GESCI, è dal 2009 che portiamo i nostri ragazzi e anche altri giovani non scout a fare un servizio di volontariato in Etiopia. E personalmente parecchi anni conosco Roberto Rabattoni, e quando appunto siamo venuti in questo paradiso, come si diceva, lui ha detto: manca la chiesa. Gian, gli scout, dovete aiutarmi a fare una cosa, dimmi di sì, facciamo una chiesa. E ho detto: una chiesa, ma quanto può costare? Una bella chiesa facciamo. Ma Gian, non preoccuparti, cosa dice Gesù? Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto, vai a casa, chiedi e vedrai che si riuscirà. Effettivamente, con gli altri capi scout, anche con Don Cesare, forse lui un po' meno, e siamo rimasti un po' perplessi. Siamo tornati a casa e abbiamo iniziato a dire alla comunità della nostra parrocchia di Brescia, di Sant'Eufemia, alle comunità, al centro, al gruppo del Centro Aiuti per l'Etiopia di Brescia, e lì tutti insieme, facendo testimonianza, abbiamo raccolto soldi, abbiamo raccolto, e la chiesa è stata realizzata. Quando si è pensato alla dedica, Roberto Rabattoni ha detto: la dedichiamo alla Madonna degli Scout. Quando poi mi ha richiesto, ha detto: allora Gian, la dedichiamo alla Madonna degli Scout? E io sapevo che era molto importante, lui ci teneva molto a dedicarla a San Giovanni Paolo II. E così quindi diciamo che la dedica è a San Giovanni Paolo II e alla Madonna degli Scout. Pensate un po', su questa chiesa nata ad Areca, al centro di accoglienza Giovanni Paolo II, c'è qualcuno che ci ha fatto pure una tesi di laurea, o forse addirittura qualche cosa di più, se non vado errato. Sì, io sono stata qui con il gruppo scout nel 2010 per la prima volta, e sentendo l'esigenza che era stata espressa da Roberto di avere un luogo che fosse il riferimento per la preghiera e per la spiritualità dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che passano da questo villaggio, è nata l'idea di contribuire nel mio piccolo, per quelle che erano le mie possibilità e le mie capacità, attraverso una tesi di laurea. E questo progetto è stato l'oggetto dello studio per la mia tesi di laurea in ingegneria civile, e così ho provato a pensare a come potesse essere una struttura in questo contesto, e la scelta è caduta su una struttura che fosse simile alle case, alle abitazioni della popolazione, alle abitazioni più semplici e più povere, quindi una struttura circolare costituita da una struttura interna con un portico esterno, e la struttura interna si poggia su 12 colonne come i 12 apostoli, e la struttura, il portico esterno è tipico delle costruzioni religiose dell'Etiopia, e la copertura poi è una struttura reticolare in ferro ricoperta da lamiera e paglia compressa, come è la modo tipico di costruire qua in Etiopia. Bene, Vincenzo, mi pare che per Rabattoni la fede sia uno degli elementi scatenanti di questa sua generosità. È un uomo che crede molto. Sì, è un uomo che ha una fede molto, molto profonda. Se non avesse questa fede non avrebbe realizzato assolutamente... Non farebbe questi miracoli. Sì, questi sono dei miracoli. Bisogna andare lì a rendersi conto che siccome abbiamo tanti contributi belli, tra l'altro voglio ricordare ai nostri telespettatori che anche le immagini sono state fatte da Vincenzo Manto. Sì, non sono granché. No, volevo dire perché sono belle. Vediamo il secondo contributo che qui mi segnalano come Padiglione Bimbe. Ah, sì, è un altro. È vero. Vediamo subito la regia se ci manda questo secondo contributo. Sì, sì. Sempre di Vincenzo Amato. Cominciamo il viaggio con Roberto alla riscoperta dei luoghi, dei posti, dei vari padiglioni.
qui ad Areca al centro Giovanni Paolo II. Vediamo un po' chi ospita, come funziona, che cos'è. Accolti sempre da un bellissimo sorriso, ne l'avevamo già vista oggi questa bellissima ragazza, e adesso andiamo dentro a vedere un pochettino Roberto. Eccolo qua. Bene. Roberto, questo che padiglione è, chi ospita? Ospita le ragazzine grandicelle, e abbiamo diviso maschi e femmine e abbiamo qua tutto pieno di ragazzine. E la maggioranza sono handicappate. Questa bambina è una bambina musulmana che l'abbiamo trovata a 1000 e oltre chilometri da questo posto. L'abbiamo trovata che è stata investita da un toro e come si vede la gamba è rotta, ma era rotta sia al piede, al ginocchio e anche al femore. La gamba girava verso l'alto. L'abbiamo portata qua, l'abbiamo fatta operare da un ortopedico americano, pare che la gamba sia salvata. Queste sono le cose belle che succedono quando andiamo in giro, che troviamo bambini o anche adulti che sono in gravissime difficoltà. Quando è successo questo incidente ha fatto oltre un anno e mezzo senza andare dai medici perché non aveva i soldi. Arriva dal campo profughi oltre Gimbi, c'è qua anche il papà, non avevano i soldi per poter andare da un medico. Queste sono immagini che ci fanno capire appunto dove si è andato Rapatoni. E naturalmente abbiamo visto la chiesa, abbiamo visto il padiglione che accoglie le bambine, diciamo, handicappate e disabili. Mi immagino che non possa mancare una scuola, un centro scolastico. Assolutamente. No. Infatti forse il prossimo servizio che hai realizzato è proprio quello, vero? Sì, penso di sì, quello la scuola. Vediamo adesso, torniamo a scuola anche noi insieme con questi bambini. Sì, è una scuola interna dove i bambini vanno fuori a scuola nella scuola del governo, poi alla sera vengono degli insegnanti a insegnare. Tutte le sere vengono gli insegnanti, fanno i compiti e si preparano perché sono un po' in ritardo con le classi. La prima aula che vediamo, abbiamo già avuto il finanziamento, faremo una scuola di computer. La prima aula lì che vediamo, le altre due restano aule sempre per imparare, ma i disabili o ritardati, soprattutto ritardati mentali, non vanno a scuola e si cerca di insegnare qualcosa all'interno perché vengono rifiutati dalle scuole, però un pochino qua riescono a imparare, abbiamo degli insegnanti specializzati su questo. Questa è la sala giochi per i 3 mesi di pioggia che ogni anno abbiamo da luglio a ottobre. Fuori abbiamo un bellissimo parco giochi, però giocano all'interno. Giocano, cantano, ballano, l'ora di divertimento la fanno qua o le 2 ore. È la camera dove abbiamo tutti i bambini handicappati, soprattutto paralizzati, che ogni giorno col passeggino li portiamo fuori a fare dei giri sia al mattino che al pomeriggio. Sono contentissimi quando sono fuori. Gli ospedali, ricordo che devono essere pagati, non esiste che si ricoverano senza pagamento. Questa bambina per esempio arriva dai confini del Sudan, arrivano un po' da tutte le parti dell'Etiopia. Quando giro, che vedono bambini, quando vedo bambini handicappati che nessuno li custodisce, allora dico dateli e li porto qua. E più giriamo, più bambini arriveranno, perché non puoi, quando incontri un bambino in queste condizioni, a dire no. Quando vedi qualche bambino devi dire un sì o no, ma è sempre un sì. Beh, certo che sono immagini che fanno anche riflettere sulla nostra situazione. Quando noi ci lamentiamo, qualche volta anche giustamente, no? Perché è giusto sempre avere dei servizi sanitari più efficienti, però vediamo queste immagini. Poi è bella questa conclusione, non puoi dire di no, bambino, no? Questo è proprio il buon samaritano moderno. Sì. Io chiuderei questa fase di reportage con l'ultimo servizio che abbiamo di Vincenzo Amato, che qui mi dicono provenire da Gimbi. Gimbi.
Cos'è Ghimby? Beh, Ghimby è una cittadina dell'Oromia, che è una delle zone più povere e dove, grazie anche all'intervento del governatore di questa regione, il centro sta realizzando dei progetti che sono importantissimi. Il primo progetto intanto è una casa d'accoglienza per bambini abbandonati, che è già funzionante ed è finanziato da una famiglia di Domodossola. Mi preme anche questo precisarlo, perché c'è certo. Tanta generosità, grazie a Dio, anche da noi. Poi c'è in fase di costruzione un'ala di un ospedale. Forse per una questione anche di rispetto della gente è meglio non far vedere forse tutte le immagini che abbiamo girato nell'ospedale, perché certo. non è il caso, però per le donne che devono partorire, una specie di reparto maternità. In più nascerà anche un centro uguale, un centro gemello a quello di Areca. Vediamo allora il servizio che tu hai realizzato a Ghimby. Ghimby è pochi mesi che siamo arrivati, perché ci hanno segnalato tantissima povertà. Siamo a 500 chilometri a nord-ovest di Addis Abeba, ma ancora avanti, fino qua arriva l'asfalto, poi non c'è più l'asfalto e più avanti ancora c'è molta povertà, dove siamo arrivati per i campi profughi e ci siamo fermati qua perché c'era una grandissima necessità, che abbiamo saputo che le donne vengono da centinaia di chilometri, qualche centinaio di chilometri, tutta la zona è l'unico ospedale per partorire, per far nascere i bambini, e poi non hanno mezzi di trasporto, vengono a piedi col carrettino, con l'asino, e tantissime muoiono per strada. E qualcuno partorisce per strada e con la pietra tagliano il cordone ombelicale e anche lì tantissime muoiono. Bene Vincenzo, con queste immagini stiamo per chiudere la prima parte della puntata. Nella seconda, con Giovanna Minogi, parleremo poi di chi sta dietro a tutto quello che è stato realizzato. Ecco, un commento tuo. Tu sei tornato da una settimana, un viaggio così ti cambia? Forse ti cambia una parola magari un po' grossa, ma sicuramente ti colpisce. C'è qualcosa che poi uno si porta dietro e comunque per molto tempo si fa quasi anche fatica poi a ritornare alla vita normale. Sono immagini, sicuramente sono esperienze molto, molto forti, e quello che piace ricordare sono comunque la bellezza e la dolcezza di questo popolo, perché comunque tutti ci hanno sempre regalato un sorriso. Io non so che cosa ho dato a quella gente, e questa è l'esperienza anche delle altre persone che c'erano con noi in questo come in altri viaggi. Sicuramente abbiamo ricevuto una grande dimostrazione di affetto, di amicizia e di coraggio. L'Etiopia, se io dovessi definirlo oggi, una frase che mi è venuta in mente adesso sentendo anche le cose che dicevi tu prima, credo che possa essere definito davvero il paese della speranza. E noi abbiamo nei confronti dell'Etiopia, forse questo è bene che noi italiani ce lo ricordiamo, un grande debito anche di riconoscenza. È stata una nostra colonia, l'abbiamo occupata. Io poi ho un rapporto personale un po' che emotivo, se vuoi, perché mio papà, come tantissimi centinaia di migliaia di italiani, è stato per moltissimi anni durante la guerra nel Corno d'Africa e in modo particolare in Etiopia. Mi parlava spesso di Addis Abeba. Quindi una ragione in più per dire che il titolo così lontano e così vicino era, è azzeccato. Esatto. Ecco, termina qui la prima parte di questa puntata. Nella seconda daremo appunto la parola a Giovanna Minoggio, che ci parlerà del centro aiuti per l'Etiopia. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, in studio, con i nostri ospiti. Abbiamo ovviamente ancora nel cuore, negli occhi, le immagini della prima parte. Io l'ho definito veramente un miracolo, perché creare dal nulla, veramente, dalla terra arida, quello che è stato realizzato, tra l'altro anche con del bellissimo verde, sembrava davvero un piccolo paradiso terrestre. Beh, chiaramente queste cose non nascono dal nulla, ma nascono certamente dalla intuizione, dalla fede, dalla tenacia, dal carisma di un personaggio che è Roberto Rabattoni, ma nascono anche da un'organizzazione che attorno a lui lavora. L'organizzazione si chiama Centro Aiuti per l'Etiopia. Giovanna Minoggio è la responsabile, la coordinatrice della sede verbanese, quindi della nostra sede, del nostro territorio. Ecco. Allora, sinteticamente, vogliamo ripercorrere la storia del Centro Aiuti per l'Etiopia, quando è nato, perché, e perché proprio l'Etiopia?
Allora, è nato intanto 30 anni fa, siamo nel dicembre del 1983, da Roberto Rabattoni, come abbiamo detto, il fondatore dell'associazione. È un'associazione che è nata molto nel piccolo, quindi nel piccolo centro di Mergozzo. Al rientro Roberto Rabattoni, dalla propria esperienza di adozione giuridica della sua primogenita Elena, si è imbattuto in questo stato povero, sofferente. Io uso il termine che si è lasciato sedurre, no? Dalla povertà. E da lì è quasi, diciamo, cambiata la sua vita, nel senso che al rientro ha deciso proprio di raccogliere le energie e di convogliarle verso questo paese. Inizialmente proprio raccogliendo dei generi di prima necessità, quindi l'invio di container presso Addis Abeba, che venivano poi collocati inizialmente nella zona del Gurage, che si trova a ovest della capitale Addis Abeba. In collaborazione con i padri francescani si è iniziato a distribuire inizialmente vestiti, generi di prima necessità, latte, cibo, per poi andare poi a organizzarsi invece con delle raccolte fondi, iniziando da Mergozzo e poi allargandosi sul territorio italiano, fino ad arrivare ad avere un'associazione che dopo 30 anni ha dei numeri importanti. Arriviamo a 35.000 adozioni a distanza attive in 90 villaggi organizzati in Etiopia, grazie anche alla mediazione della Chiesa Cattolica, dei padri francescani, suore orsoline, suore di Sant'Anna, suore francescane, oltre al nostro staff che lavora in Etiopia sui vari villaggi. Quindi 35.000 adozioni a distanza, abbiamo circa 85 progetti realizzati, progetti visibili e invisibili, quindi progetti che riguardano strutture, edificazioni, cliniche, ambulatori, scuole, case di accoglienza, quelle che anche ha visto Vincenzo, per poi arrivare a altri tipi di assistenza alle donne, vedi il progetto Operazione Donna, recente, che ha avuto molto successo perché è andato proprio a rimediare il problema del prolasso dell'utero, oltre 5.000 donne. E poi ecco questi progetti invisibili di assistenza alla popolazione. Quindi lei mi ha anche già spiegato perché proprio l'Etiopia, perché era etiope la bambina, sì, che aveva adottato Roberto. Quindi il legame è nato da questa adozione, aveva l'Etiopia in casa ed è andato poi... Certo. Perfetto. Sì, ecco. E poi ecco, ci si è proprio concentrati su un paese solo, perché come dice Roberto, ci concentriamo su un solo paese per poter fare bene le cose in quel paese, quindi seguire i progetti dall'inizio alla fine, vedere quali sono i bisogni e non disperdere le risorse. Cercare di fare il più possibile, insomma. Ecco, io ho visitato, ho dato un'occhiata al vostro sito, sul quale tra l'altro, quindi questo va a merito della vostra trasparenza, pubblicate il bilancio di missione, il rendiconto economico, la certificazione del vostro bilancio, quindi voglio dire, chiunque voglia sapere come spendete i soldi lo può sapere, ma è proprio leggendo il vostro bilancio di missione che ho visto che è diviso in tre grandi capitoli. Il primo è proprio quello delle adozioni giuridiche internazionali. Esatto. Ecco, in questo settore come vi muovete e se ha anche qui un bilancio? Mi pare che centinaia avete già portato. Esatto, sì. Ecco. L'adozione giuridica è un ramo, appunto, come diceva lei, un ramo del nostro lavoro e riguarda appunto, noi siamo un ente accreditato dalla Commissione Adozioni Internazionali di Roma per essere, diciamo, da mediatori, intermediari? Da mediatori, ecco, per proprio l'ambito dell'adozione di bimbi, quindi l'adozione di bambini in famiglia. Si rivolgono a noi le coppie che hanno decreto di idoneità, che è stato rilasciato dai tribunali. E noi abbiamo una territorialità che arriva fino all'Emilia-Romagna, quindi tutto il nord Italia. Quindi voi avete competenza, diciamo, sul nord Italia. Esatto, riconosciuta dalla Commissione Adozioni. Pertanto parecchie coppie si rivolgono a noi e con noi non c'è soltanto, diciamo, un rapporto spersonalizzato che riguarda la sola pratica, ma la coppia diventa parte integrante dell'ente perché viene un po' coinvolta nelle attività di cooperazione, soprattutto nella divulgazione delle nostre iniziative. Ma questa è una... noi lo condividiamo con la coppia questa cosa, non viene proprio scelta anche dalla coppia stessa, a differenza di altri enti che magari sono, certo, diciamo, più burocratici. Noi siamo... cioè cagliamo proprio la coppia all'interno delle nostre attività e c'è sempre molto entusiasmo e molta risposta.
le coppie sono davvero un nostro traino per quanto riguarda la divulgazione delle iniziative, tant'è che per esempio vanno nelle parrocchie a diffondere la promozione dell'adozione a distanza, parlano della loro esperienza che è stata di genitori. Ecco, dell'adozione a distanza poi parliamo subito dopo, perché volevo sottolineare i dati che sempre ho trovato sul vostro sito dell'adozione giuridica, quindi 86 casi nel 2007, 143 nel 2008, 117 nel 2009, 98 nel 2010, 97 nel 2011, 59 nel 2012. E manca il dato 2013 che è andato ancora salendo, siamo arrivati a circa 140 ingressi. Infatti sono dei numeri importanti, noi siamo il primo ente in Italia per adottare in Etiopia. Poi lei mi ha già anticipato invece l'altro capitolo del vostro impegno, sono le adozioni a distanza, quella che ha ad esempio fatto Vincenzo Amato. Esatto, Vincenzo è un caso di benefattore. Cosa consiste l'adozione a distanza? L'adozione a distanza è un sostegno che consiste in un versamento di 15 euro al mese, quindi anche una spesa che non è comunque diciamo accessibile, una spesa che permette di sostenere un bambino etiope accompagnarlo nella crescita, un impegno che il benefattore intraprende e che permette di, con questi soldi si riesce a soddisfare il sostentamento. L'adozione a distanza termina a un certo anno di età? Allora, diciamo che prosegue anche oltre la maggiore età, perché questo sostegno viene utilizzato anche dai ragazzi più grandicelli per andare a scuola, per comprarsi il materiale scolastico anche nelle scuole superiori. Pertanto noi ci viene segnalato proprio dal referente locale con cui siamo comunque sempre in contatto quando un bambino diventa autosufficiente oppure qualora si trasferisse, non forse più reperibile, ci viene comunicato. A quel punto voi avvertite la famiglia adottante. Ecco, ma il bello, mi pare di aver capito, ce l'ha confermato Vincenzo, è che non rimane un volto anonimo. Questo bambino che uno adotta a distanza, se vuole può sapere, vedere il suo volto, sapere chi è e seguirlo. Esatto, c'è anche la possibilità di incontrarlo. Ovviamente non è facile perché non è dietro l'angolo l'Etiopia, quindi non è che tutti possono Infatti scendere. Vincenzo non può andare alle udienze scolastiche. Se no, prenderebbe. No, capitasse lo farei anche. E lei qui mi diceva prima una cifra impressionante, 35.000 adozioni in 99 villaggi. Esatto, 90 villaggi, sì. È una cifra considerevole che comunque è anche in crescita. Abbiamo anche dei casi di persone, di benefattori che abbandonano il sostegno perché comunque la crisi economica, quel congiuntura di adesso non è così favorevole, però abbiamo anche molti che avviano, quindi il trend si aggira sempre su circa le 35.000 adozioni attive, cioè completamente pagate, coperte, c'è anche qualche magari questo versamento viene fatto mensilmente, annualmente? Può essere fatto come si vuole. Noi consigliamo sempre di raggruppare i versamenti anche per abbattere i costi relativi proprio alle spese postali di versamento bancarie. Ed è un contributo che appunto dà diciamo il minimo indispensabile al bambino, l'assistenza medica, il sostentamento e la scuola. Sono diciamo i tre pilastri che permettono a un piccolo di crescere, di uscire dalla situazione di indigenza che è reale, quindi è vera questa cosa, noi non tutti la comprendono, però purtroppo se uno scende sul territorio etiope e lo vede direttamente, quello stato ha ancora bisogno, c'è gente che davvero, ci sono bambini che non ce la fanno. Non è facile comprenderlo perché siamo distanti, poi noi siamo sempre bombardati da messaggi televisivi, messaggi, e non è sempre facile riconoscere la realtà, tant'è che scendere e vedere di persona ti insegna, ti fa capire davvero che purtroppo nonostante siamo nel 2014, nonostante noi stiamo bene, stiamo nel benessere, ci sono stati in cui effettivamente si muore davvero perché non si ha di che in cui noi siamo nel benessere, forse non ce ne rendiamo del tutto conto perché comunque ci lamentiamo, alcuni anche a ragione perché c'è gente anche nel nostro paese, però rispetto a quelle condizioni, no? Sono due cose diverse. Io sono rimasta molto colpita da questo paese, dalle difficoltà dell'arretratezza che... Senta, il terzo capitolo del vostro impegno sono i progetti di cooperazione e di sviluppo. Alcuni li abbiamo visti nella prima parte di questa trasmissione. In questo momento ce n'è qualcuno in particolare che state seguendo, che state avviando? In questo momento direi che quello che per cui ci stiamo muovendo, siamo un po' agli inizi ma dobbiamo lanciarlo bene, è proprio questo centro di accoglienza che verrà costruito a Gimbi.
in questa località visitata anche da Vincenzo, sì, che è una località poco servita, dove ancora non sono presenti le organizzazioni, non è neanche presente tanto la Chiesa Cattolica, ci sono pochi aiuti, ed è caratterizzata da, effettivamente, essendo vergine dal punto di vista degli aiuti, da uno stato di grosso bisogno. E lì Roberto Rabattoni, che non si arrende mai e che si lascia sempre ispirare, penso dalla fede, vuole arrivare a costruire un altro centro come quello di Areca, quindi un centro gemello, stesse strutture. Areca è quello che abbiamo visto nei primi, esatto, servizi, no? Giovanni, sì, Paolo II. Sì, sì, certo. Perfetto. Stesse strutture, stessi obiettivi, quindi sempre verso quelli che hanno più bisogno, quindi bambini, orfani, orfani abbandonati, disabili, quindi, certo, quelli che hanno già una partenza difficile, che è la disabilità, i malati di HIV, i bambini handicappati mentali, quindi dare un futuro a questa categoria che avrebbe difficoltà a entrare in una società peraltro complicata come quella etiope. Un altro capitolo che ho visto nel vostro bilancio di missione è i viaggi della speranza. Sì. Cosa sono i viaggi della speranza? I viaggi della speranza sono, diciamo, nel bilancio sono appunto i costi connessi all'arrivo in Italia di bambini o di malati gravi che non riescono a essere curati in Etiopia. Quindi abbiamo recentemente, già proprio anche secondo col viaggio noi, di sì, Vincenzo, due sono, persone erano due giovani. Esatto, sono arrivati due ragazzi. Sì, sì, sì. Un ragazzo, quindi un ragazzo, quelli un che ragazzo non è possibile curare in loco, curare si portano, esatto, in Italia presso strutture specializzate. Sì, noi abbiamo... Per sì, sì, sì. Quindi anche abbiamo, questo voi potete finanziare anche questo. Sì, poi ci sono parecchi benefattori che contribuiscono sia nella logistica, quindi andare a prendere questi ragazzi all'aeroporto, ospitarli a casa, portare la spesa. Ecco, bene, questo è un altro degli argomenti che affrontiamo subito dopo. Ecco, sul vostro sito ho già anticipato, pubblicate con grande trasparenza i vostri bilanci. Ecco, quindi la fonte dei vostri finanziamenti sono le donazioni, immagino. Esatto, sì. Non le avete donazioni altre... dei benefattori sono numerosissime. E ci stupiscono sempre perché anche, come dicevo, in periodi difficili notiamo che comunque l'aiuto c'è sempre. E tra l'altro siamo in un periodo di dichiarazione dei redditi 730 unico, eccetera, si può concorrere anche col 5 per 1000. Certamente. Voi siete, infatti, tra gli enti che potete... Sì, sì, noi siamo accreditati dall'agenzia. Ecco, per sapere qual è il famoso, che c'è quel codice lunghissimo, bisogna andare sul vostro sito, lì c'è tutto, no? Sì, sul nostro sito lo trovate. Basta fare su Google, centro aiuti Etiopia, e lo trovate. Esatto. Quindi non è difficile per chi sa appena appena usare un po' il computer. Certo. Ho visto che volete portare i computer anche giù in Etiopia, sì, no? Sì, sì, io sono portato il computer, ho scritto, esatto, anche degli articoli per il giornale. Ecco, oltre al contributo economico, il centro aiuti per l'Etiopia ha bisogno anche di volontari, e eventualmente di che tipo di volontari? Esatto, sì, anche di volontari, in particolare da un anno a questa parte stiamo, diciamo, selezionando volontari proprio per le strutture in Etiopia, proprio per essere, diciamo così, a supporto di Roberto Rabattoni nella gestione, sì, delle attività. Certo. Ci si può candidare sempre sul sito, nella sezione, sì, volontariato, si può scaricare una scheda, compilarla e restituirla alla sede. Facciamo degli incontri, prima dei colloqui individuali e dopodiché una giornata formativa, e cerchiamo di dare un po' le istruzioni per poter, sì, diciamo, stare. Almeno noi cerchiamo persone che abbiano compiuto dai 28 ai 30 anni in su, che abbiano almeno un mese a disposizione. Ma che figure professionali in particolare servirebbero? Medici, infermieri? Ma non no, lo so, non tanto. Cioè, no, noi cerchiamo persone che abbiano una gran voglia, una grande buona volontà, non abbiano, cioè, non devono avere titoli particolari. Tanta buona volontà, si devono mettere a disposizione, non è neanche richiesto chissà che competenza, bisognerebbe solo essere a servizio e anche stare con il personale locale che è nostro dipendente, quindi con le tate, con le cuoche, con gli agricoltori. Ecco, il personale che lavora nei vostri centri è personale locale, certo, regolarmente retribuito. Fanno la loro giornata lavorativa. Quindi i volontari sono di supporto? Sono di supporto, possono, diciamo, un po' seguire loro nel loro lavoro, magari dare delle indicazioni, verificare che le cose vengano quindi fatte. Quindi il volontario cosa fa? Deve pagarsi le spese di viaggio? Sì, deve pagarsi il biglietto aereo, poi c'è anche noi chiediamo anche di un rimborso spese giornaliero per la pensione completa di 10 euro al giorno, certo, e di
avviare un'assicurazione. Certo, quindi effettivamente non è un viaggio turistico, è un vero volontariato, no, esatto, in cui sì, si paga qualcosa in termini economici e soprattutto di, sì, di tempo e di buona volontà. È un po' un impegno che sì, uno deve un po'. Ecco, leggendo un vostro volantino, non dico di reclutamento del volontariato, ma di invito al volontariato, mi ha colpito però nell'ultima pagina c'è il volontariato, un amore che non si ferma in Etiopia. Cosa vuol dire questa bella frase? Sì, significa che, come abbiamo visto nei casi di volontari che sono rientrati, il fatto di essere stati in Etiopia e di aver speso un periodo della propria vita a servizio di questa realtà, a servizio di questa popolazione, ovviamente non lascia indifferenti, ma è un'esperienza che una persona si porta dentro. Se la porta dentro nella vita quotidiana, e per questo noi diciamo che diventa parte di se stessi. E questa voglia di rivivere, diciamo, i momenti passati in Etiopia, di comunque continuare con questo servizio, può riuscire anche in Italia, perché anche noi qui abbiamo dei volontari, abbiamo un tessuto di volontari ampissimo, tant'è che raggiungono appunto tutta la parte del nord Italia, abbiamo un gruppo anche a Benevento e sono proprio dei gruppi organizzati. Quindi sono dei volontari che quando possono vengono a dare una mano in Etiopia, però poi danno una mano. Sì, diciamo che la grossa parte di questi gruppi è costituiti da, sì, sono degli italiani, delle coppie adottive o comunque dei simpatizzanti, sì, che non è detto che siano già stati in Etiopia, certo, ma sono, diciamo che condividono il credo di, per esempio, il genitore adottivo adotta un bimbo, diventa mio figlio, ma penso anche a chi rimane in Etiopia, quindi mi attivo, per esempio, con le adozioni di stanza per far sì che anche altri possano usufruire di un aiuto. Poi ben vengano anche quelli che sono stati in Etiopia, quindi ragazzi o comunque, certo, chi ha fatto questo mese, questi 20 giorni ed è con entusiasmo vuole continuare nell'aiuto, come ha peraltro già fatto giù, insomma. Benissimo. E ci avviamo alla conclusione di questa bella puntata che ci ha portato molto lontano e molto vicino. Ecco, a Vincenzo Amato vorrei chiedere, così proprio capisco che è difficile, però chi è Roberto Rabattoni? Se dovessi definirlo, raccontarlo, non per immagini ma per parole. Non c'è la domanda di riserva non c'è. Purtroppo non c'è la domanda, no. E temo che non ci sia neanche una riserva di Rabattoni, no, perché questo è il problema. Questo è vero. Questo è il problema. In effetti è una persona da scoprire. Io lo conosco ormai da molti anni, ho scoperto che è un uomo che ha una fede fortissima, intensa, una fede che a volte prevalica anche quelli che sono i nostri concetti di fede. Non è un uomo che ha capito benissimo una cosa, che per essere cristiani non basta dire un rosario. Lui lo dice tutti i giorni, ho scoperto, certo, a volte lo fa dire anche agli altri, insomma, anche a quelli come me che pregano poco. Ma ha capito che senza le opere, le preghiere non servono a nulla. Non esiste la carità cristiana, non esiste la fede cristiana se non è supportata dalla carità verso gli altri. Quindi penso che sarà un estimatore di Papa Francesco che dice, sì, andate nelle periferie, esatto, e quello che conta è la misericordia e l'amore. Esatto. La misericordia e l'amore. Che siamo in sintonia. Quando gli chiedo qualche volta, dico, ma tu in fondo che cosa ricevi? E lui ha ragione quando dice, il sorriso di un bambino, una donna che mi fa una carezza perché l'ho aiutata così, mi ripaga, mi dà quelle soddisfazioni che nel lavoro. Oltretutto Rabattoni, ricordiamoci, è un imprenditore che poteva stare bene, infatti, ma molto, molto bene. Esatto. Un imprenditore, sì, in esatto, Italia, esatto, cioè, esatto. Non era, non come era direbbe il Vangelo, ha venduto, lasciato tutto e è andato dai, esatto, poveri, no? Ha fatto proprio così, è una persona che con determinazione non si risparmia mai, è una persona davvero. E non è più un ragazzino, vero? Eh sì, esatto. 71 anni. Beh, no, è ancora giovane. Sì, sì. E speriamo che rimanga ancora a lungo, perché in questi casi è vero che le opere poi vanno avanti, ma questi personaggi che sono carismatici sono fondamentali. Certo, infatti non ci sono successori. Rischia sì, molto sì, del ci suo, riflettiamo molto. Ecco, questa è una cosa che bene, non ci ferma. Ecco, al termine di questa puntata del Sasso nello Stagno, desidero ringraziare per la loro partecipazione Giovanna Minoggio, responsabile della sede verbanese del Centro Aiuti per l'Etiopia. Davvero grazie, perché come grazie vedete era un po' preoccupata nella trasmissione, invece vedete che ha potuto parlare con tutta tranquillità e serenità in questo nostro salotto in cui passa una varia umanità. Quest'anno è passata anche molta sofferenza, ma anche tanta speranza. E Vincenzo Amato, grazie e complimenti, perché in realtà anche le immagini erano molto belle. Grazie, adesso Non vorrei che si arrabbiasse il nostro cameraman, non fai concorrenza. Qualche volta mi prendono in giro, dicono che sono più bravo a fare l'operatore che non il giornalista. Ti ringrazio, perché le immagini e le parole che hai usato ci hanno aiutato, ci hanno guidato a scoprire questa situazione. Grazie. Ci hanno guidato alla scoperta di un paese africano che la geografia ci
ci fa apparire così lontano, invece come abbiamo visto è vicino, perché abbiamo sentito tante volte in questa trasmissione, a parte Rabattoni che ci porta a Mergozzo, ma anche una famiglia di Domodossola, la famiglia di Verbagna, cioè c'è tanta gente qui della nostra zona che è impegnata in quella missione lontana. Ecco. E mi è sembrato il modo migliore, mi sembra il modo migliore di chiudere con questa puntata particolare, questa edizione, questa stagione del Sasso nello Stagno. Spero di non avervi deluso in queste nostre settimane, mi auguro di avervi aiutato a conoscere un po' meglio la realtà sociale e anche il tanto di bello che si fa nella nostra realtà. Noi ce l'abbiamo messa tutti, ringrazio davvero il regista, gli operatori, i colleghi che mi hanno aiutato anche nell'organizzare, perché dietro questa trasmissione dove io faccio magari una bella figura ci sono poi Laura Fabri, Maria Grazia Varano e tanti altri che devono prendere i contatti e organizzare, quindi grazie anche a loro. Naturalmente grazie soprattutto a tutti voi per l'affetto con cui da tanti anni ci seguite. E ora abbiamo le elezioni europee, regionali e comunali che incombono, e quindi lasciamo spazio a loro, non è il caso di tirare sassi nello stagno della politica che è già agitato per conto suo. Quindi noi penso, mi auguro e spero, ci vedremo il prossimo autunno con il sasso nello stagno. Quindi grazie e arrivederci.